Il 31 gennaio del 2019 abbiamo preso l'ultimo volo ad Amburgo e siamo tornati definitivamente a casa, a Mantova, e in quel momento c'era grandissima euforia perché finalmente entrambi eravamo full time su Startup Geeks. Le parole d'ordine per i mesi successivi sarebbero state due: formazione e network. In quel periodo quindi abbiamo iniziato a studiare tantissimo, abbiamo scoperto le metodologie della Silicon Valley, abbiamo scoperto Steve Blank, Eric Ries e tutto quello che negli ultimi decenni si è consolidato come le migliori metodologie al mondo per lanciare progetti di innovazione, lanciare progetti imprenditoriali, progetti di startup. Tra questi abbiamo scoperto anche il processo di validazione ideato proprio da Steve Blank, che tra l'altro nel 2022 abbiamo avuto l'onore di conoscere perché siamo andati in Silicon Valley a San Francisco e l'abbiamo incontrato per un'intervista. Processo di validazione significa testare il potenziale della propria idea di business attraverso una serie di passaggi che fanno capire se il problema che si sta cercando di risolvere esiste, se è sentito e se ci sono tante persone o tante aziende disposte a pagare per avere risolto questo problema. E questo è il modo migliore per lanciare un progetto innovativo, perché non si parte più dalla soluzione ma si parte dal problema. E dal momento che una mancanza di mercato è il principale motivo di fallimento delle startup, utilizzare il processo di validazione e partire dall'analisi del problema che si vuole risolvere è il modo per minimizzare il rischio di fallimento nei primissimi passi del nostro progetto. Come diceva adesso, abbiamo fatto anche tanto network, sia online che fisicamente. Era abbastanza difficile, in quanto abbiamo scelto di tornare dalla Germania e tornare a vivere a Mantova, non a Milano, dove sono la maggior parte delle startup in Italia. È stata una scelta ponderata, ma comunque quando volevamo fare network ci spostavamo e mi ricordo una serata particolare dove abbiamo chiesto la macchina di mio nonno e siamo andati a Milano in macchina in giornata per andare a un aperitivo, uno di tanti a cui ci invitavano. Però questo aperitivo è stato una svolta, anche questo un po' un cambiamento di quello che sarà il percorso, perché lì, seduti a quel tavolo di tutte persone che noi non conoscevamo nessuno, eravamo stati invitati da una persona, dall'organizzatore, con cui avevo preso dei contatti tramite LinkedIn. E in quella tavolata, in quell'aperitivo, abbiamo trovato la prima persona che è creduto nel progetto e che è diventato il nostro primo dipendente, il nostro futuro avvocato esperto in startup e anche uno dei nostri investitori, che poi era l'organizzatore dell'evento. Questo per dire, non sempre è andata così, magari 9 volte è solamente un network che non porta risultati tangibili subito, quella volta invece è stata fondamentale per la crescita poi di Startup X. Il punto importante è che non si sa quale di quelle 10 volte sia quella giusta, quindi è importante valorizzare il proprio network. Facendo tanto network abbiamo anche conosciuto un po' quello che è il lato oscuro dei possibili partner e delle persone che ruotano anche intorno al mondo startup, ma facendo tanto network, in questo confrontandoci tanto con altre imprese, non ci siamo fatti fregare da persone che promettevano tante cose che poi non erano quelle giuste, quelle che servivano in modo onesto. E poi sempre nel 2019, dopo aver parlato con tantissimi altri imprenditori e chiesto di che cosa loro avevano bisogno e sentendo che erano gli stessi bisogni che avevamo anche noi da quando abbiamo avuto l'idea, abbiamo lanciato il nostro primo servizio, Startup Geeks Premium, una community di fondatori, di aspiranti fondatori con cui confrontarsi tramite una chat e in video call e studiare i materiali utili per andare avanti nel processo imprenditoriale. Quindi sempre legato alle due parole che diceva Alessio, di studio e di network che abbiamo fatto nostre, rese importanti anche per tutti quelli che volevano fare gli imprenditori. Adesso si chiama InnoPlace questo servizio e conta più di 1000 abbonati. Nel 2020 invece, poco prima del lockdown, siamo andati a Milano il 20 di febbraio e abbiamo costituito quella che adesso è Startup Geeks SRL, la nostra società, e quindi è stato un altro momento importante per noi. Poco dopo, in marzo, abbiamo lanciato lo Startup Builder. Lo Startup Builder è un percorso di incubazione per chi vuole lanciare un'idea imprenditoriale totalmente online, della durata di 12 settimane, con cui adesso, dopo 3 anni, abbiamo supportato più di 800 progetti, più di 1700 persone a lanciare il proprio progetto e in totale a raccogliere oltre 8 milioni di euro di finanziamenti da parte di investitori. In giugno poi, sempre nel 2020, abbiamo fatto il primo aumento di capitale da 170.000 euro, coinvolgendo quindi nella nostra società dei business angel e degli imprenditori seriali che investono anche in startup e che da quel momento ci hanno sempre supportato con consigli preziosi, oltre che con
i loro soldi. Poco dopo, sempre durante quell'estate, abbiamo aperto la divisione PR con cui supportiamo le startup a comunicarsi ai media e quindi a giornali, testate online, radio e TV, con l'obiettivo di migliorare la propria reputazione, autorevolezza e visibilità proprio ottenendo pubblicazioni su questi media autorevoli. E da lì, da quell'estate, abbiamo iniziato a crescere per davvero, quindi abbiamo iniziato a strutturare il team, strutturare le operations. Noi siamo un'azienda totalmente da remoto, quindi non esiste un ufficio di Startup Geeks, lavoriamo tutti da casa o dai nostri posti del cuore, e quindi da quel momento, dall'estate del 2020, abbiamo proprio iniziato a strutturare tutto quello che ci ha permesso poi negli anni successivi di crescere molto. Sempre nel 2020 poi Giulia è stata nominata da Forbes tra i 100 under 30 leader del futuro nella categoria Education, proprio per valorizzare e in qualche modo premiare le attività formative che stavamo iniziando a fare e che avevamo fatto negli ultimi mesi. E poi nel 2021 abbiamo lanciato l'ultima nostra divisione, la divisione Innovation, con cui supportiamo le grandi aziende a trasmettere mindset e metodologie imprenditoriali nei propri dipendenti, con l'obiettivo di trasformare la propria cultura, aprirsi ad una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità e quindi innovare sempre di più a partire proprio dall'interno. Il 2021 è stato un anno di svolta professionale e personale per noi, perché è nata la nostra figlia Diana, che ha stravolto completamente le nostre vite e ci ha portato ad avere anche molte paure, sia la tua azienda che personale, la tua azienda per paura che ci rallentasse la crescita, che è stato molto 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 difficile conciliare la vita privata da quella professionale, soprattutto nei primi anni che si sa, i bambini si ammalano spesso e è stato difficile incastrare, perché come spiegato adesso lavoriamo da casa, da remoto, e ripeto, non è stato veramente facile. Ma sebbene sia stato un anno molto impegnativo, nel 2022 poi abbiamo chiuso l'anno con un fatturato di oltre 1 milione. Non ci siamo mai accontentati e infatti poi nel 2023 abbiamo fatto un aumento di capitale tramite il crowdfunding. In quasi una settimana abbiamo raccolto 1 milione di euro da 200 investitori diversi che sono entrati nel nostro progetto, hanno creduto nel nostro progetto e sono diventati nostri investitori e soci. Si tratta infatti della campagna più grande di equity crowdfunding fatta in ambito edutech. Ma la cosa più bella è come società Benefit ci siamo sempre impegnati dalla fondazione a creare articoli, divulgazione, ebook, post, una serie di contenuti gratuiti proprio per incentivare le persone a venire a conoscenza del mondo imprenditoriale e dell'innovazione in Italia e a pensare che anche in Italia si possa fare azienda. Stimiamo di aver contribuito alla formazione imprenditoriale di oltre 300.000 persone solo nel 2022. Questo numero ci rende particolarmente orgogliosi, perché pensiamo che gli imprenditori siano in qualche modo degli eroi moderni e che lavorino ogni giorno per costruire un futuro migliore per tutti noi. Noi vogliamo fare la nostra parte cercando di prepararli al meglio per le sfide che dovranno affrontare nel loro percorso, proprio come abbiamo dovuto fare noi negli ultimi anni. Noi vogliamo supportare le persone a lavorare sul progetto che gli piace, che gli interessa, capire come strutturarlo e monetizzarlo nel minor tempo possibile e quindi portare avanti il proprio progetto imprenditoriale, lavorando su quello che hanno scelto loro e su quello che gli piace di più. Pensiamo che fare azienda sia bellissimo, perché consente di diventare delle persone migliori, più esperte ed essere orgogliosi di quello che si fa ogni giorno. Ma non solo, perché come abbiamo detto prima consente anche di migliorare la vita delle altre persone, avere un impatto su di loro e personalmente di raggiungere la propria libertà finanziaria. Bisogna però superare la paura di fallire e bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco ed essere aperti e propensi a cambiare le idee quando i test che si fanno non danno i risultati sperati, e quindi bisogna capire come modificarle per poter andare avanti al meglio. E poi non bisogna farsi bloccare dalle paure più comuni. Noi ne abbiamo menzionate alcune: la paura del fallimento, del non essere compresi, del peggiorare la propria situazione e del non ripotersi giocare in futuro questa esperienza. Bisogna metterle da parte e provare, perché solo provando e solo sperimentando, mettendosi alla prova, si potrà costruire quello che vogliamo per noi stessi e per il nostro percorso, sia personale che professionale. E poi sicuramente se non si prova si resterà sempre con il punto di domanda e con quel pensiero che magari quell'idea che avevamo avrebbe potuto funzionare. Questa nostra storia è la dimostrazione che chiunque possa farcela, anche senza avere conoscenze base nel mondo imprenditoriale. L'importante è che ci sia metodo e la volontà giusta per farlo. Noi non avremmo mai pensato di arrivare fin qui, quei ragazzi inesperti alla fine sono riusciti a creare un'azienda di 25 persone
che ha toccato il secondo anno di vita 1 milione di fatturato e aver raccolto 1 milione in fundraising in una settimana. Speriamo di averti dato spunti di riflessione, perché no, magari anche di ispirazione. Se vorrai lanciarti in un'avventura simile, noi, il nostro team Startup Geeks, saremo pronti a supportarti in tutti i modi possibili. Ciao!